Viene in mente Oscar Niemeyer, il grande architetto brasiliano. Parlava di Rio de Janeiro, la sua città. Diceva: quando la forza di un luogo è potente, nessuna costruzione, nessuna intrusione cancella i tratti originari. L'autodromo di Monza è così ancora oggi. Partiti in questo momento con Aldo Massa che scatta dalla pole position molto bene. Vedo è partito molto bene anche Spinoso, che va subito all'attacco di Salvatore Daniele in prima variante. Adesso anche una macchina di quindi tipo potrebbe essere Salati che è davanti ad Espoli. Attenzione, coinvolge 4 macchine. Mi sembra l'auto di Spinoso. Appaiati alla staccata della adesso prima variante a favore di traiettoria. Esatto, favore di traiettoria da parte di Arcidiacono, che all'interno molto corretti entrambi, stanno larghi, si concedono spazi. A questo punto il favore di traiettoria torna a Massa. Di nuovo interno alla staccata della prima variante, staccano benissimo entrambi, rientrano affiancati. Questa volta ce la fa, ottima accelerazione. Te la fa, forse sì. Grande accelerazione. Forse sì, tiene l'interno. Uscito molto bene, Aldo Massa. Qui ha lo spazio per entrare. Esatto, il favore di traiettoria prima di Lesma. Adesso Marco non so come chiuderà questa curva. È riuscito a tenerla dentro. Qua deve rallentare per forza perché il sistema glielo impone. Andrà a passare in mezzo, vediamo, arriverà nel free wide fenomenale alla staccata della prima variante. Qui qualcuno dovrà alzare il piede, molto attenti, sì. Qui qualcuno dovrà alzare il piede. Attaccato di Pesavento per la decima posizione, che sono affiancati con Andrini che riesce a sfruttare una traiettoria più interna e sopravanzare Pesavento. Prima è molto vicino, lascia guidare Marco Aldo Massa che ha due ruote sulla terra. Ancora affiancati alla staccata della prima variante, si scompone ancora Massa in frenata. Adesso Arcidiacono affonda, secondo me è passato ormai. Si gira Massa. Questo è il vero primo colpo di scena di questo campionato. Massa in derapata con sterzo in vista della parabolica. Al limite Salati lascia strada, ha proprio lasciato strada, perché Salati non aveva nessuna voglia probabilmente di prendere un'altra botta. Può darsi che Mirko in quel punto lì freni più presto di attaccato. Attenzione, questa volta ci può provare. Ora sono curioso di vedere che cosa fa Daniele, che è un grande attaccatore. Quasi si toccano. Ecco, è soltanto Marco Arcidiacono che entra in parabolica. Sta per uscire. Vediamo se ci sarà. Saluterà i tifosi con lampeggio dei pari, no, non lo fa, ma taglia il traguardo. Eccolo, sì, qua, ecco. Lampeggio. Grandissima vittoria, ma grandissima e meritatissima vittoria di Marco Arcidiacono.